Ciao a tutti. Ciao. Speriamo che si senta. Bisogna provare a fare una prova col tablet. Sì, ok, si sente benissimo. Quindi andiamo così. A posto. Incredibile, accendi il tablet e ti arrivano notifiche per tipo un paio di mesi. Basta. E poi a un certo punto si apre. Google. Non bisogna nominarlo, sono parte io. No, questo ma tanto è comunque invadente, parte a prescindere. Fastidioso ed invadente. È stronzo e invadente, è rompicazzo. È peggio del VAR in anziano. Perché diceva che era rompicazzo. Il VAR in anziano è stronzo, imprevedibile e rompicazzo. Diceva così proprio. In realtà non si è mai ben capito quale fosse di tutti i VAR nel VAR in anziano, visto considerato che erano tutti uguali. Ma comunque, vabbè. Ci sarà un sacco di gente che dice di che cazzo sta parlando. Sarà un VAR. È una bestia, come se fosse una specie di cane incazzoso di, che ci sono a Mass Effect. E si portano dietro soprattutto i cosi, come si chiamano, i Batarian e i Krogan. Tutto bello che sta adesso ci dicono, ma che cos'è un Batarian? E vabbè, sti cazzi, ma devi vedere Mass Effect, almeno mi fate un'idea di che cosa diamo. Madonna, sti cazzi. Online. Esatto, Fortnite. Valoranto. Valorant proprio non mi attira. Apex Legends l'hanno già abbandonato. No, va fin troppo bene e a me non piace neanche un po'. Ma secondo lui come dovrei fare ad attaccare, allora, che dall'ultima cima alla fine mancheranno 5 secondi. Adesso è una tappa che va bene per i picchiatori, quindi giusto. Forse ti sta dando un go su come devi attaccare a Roglic, è deprimente la situazione. Comunque vabbè, ci tocca ancora, ce ne sono, ci abbiamo ancora per 5 giorni, chiaramente l'ultima cazzo, ma la terz'ultima è comunque ancora 190 km e l'unica veramente lunga, vedo ora, le altre poi vabbè. Vabbè, comunque oggi è questa, partiamo da Carcassonne e ci facciamo una partita. Per chi mai abbia capito come funziona Carcassonne, che io tra l'altro non sono troppo quelli perché non ci ho mai giocato, non so neanche come cazzo funzioni. Mi ricordo che ad un certo punto l'hanno pure regalato sul live, non mi ricordo per quale motivo, e io non l'ho mai avviato una volta. E la cosa strana è che non è manco retrocompatibile, se non ricordo male. E non me lo spiego, perché quelli che hanno regalato dalla Microsoft quei giochini del cazzo non c'erano tutti retrocompatibili. Invece mi pare che Carcassonne non sia così, perché non lo... No, anzi, non è così, perché sennò ce l'avrei nella lista dei giochi. È strano il fatto che alla Philippe sia favorito in una tappa in cui siamo favoriti anche io e Roglic, ma comunque vabbè. Guarda che bello. Come potete vedere la situazione è abbastanza drammatica, perché io sto bene nella tappa sbagliata. E Simone è Nicco. Che io dico, ma l'ideale invece sarebbe stato che fossimo normali in questa e super in forma nelle prossime due e nella cronometro. Invece qui per la cronometro io ho una certa paura. E questa, certo, a vederla così è diversa, però secondo te possiamo, si può andare all'attacco su una tappa del genere. Cioè ci sarà da fidarsi, no. E poi con le due di montagna dopo. Comunque da come stanno qua sembra che abbiano una certa paura. It's probably also not difficult enough for the favorites to battle it out between themselves, given the coming stages. The breakaway has a good chance of going all the way, so keep your eyes open. Dov'è Roglic? Stavo leggendo quello che diceva lui. Chi è partito? Barguil. Com'è in classifica? Un'ora. Che domanda stupida. Ormai sono tutti a un'ora, quindi. Un'ora. Tutti uno, cioè, ma anche ci sono dei distacchi. Ma Roger c'è ancora più indietro, cioè nel senso non più. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. Esatto, vai! Nessuno ci porterà via la maglia verde. Tutto questo ci riempie immensamente di gioia. Il problema è che non ce la devono levare all'ultima tappa, lì, però. E quello è il problema. Ancora. Niente, 47-29 Carti, che è 14esimo avanti in classifica, Non è che anche Maoric, no, è Maoric, allora 47-29. Sì, ho detto una cazzata, Carti è un'ora, è Maoric che ha 47-29. Guarda, qua si fa così davanti. Si è tagliato tu qua sopra.
mi sono attaccato a Soler e Soler è rimasto qui davanti con quei tre sfigati qui davanti attaccati, ma sono in gruppo questi qua, dai. Cioè, li conta fuori, ma cioè. Eccolo qua, il mio nemico giurato Roglic. Occhio a culo. Dico la verità, gli ho frenato addosso, ma sarebbe stato bellissimo, no, perché cioè io in realtà neanche ho frenato, gli sono andato dritto lungo e tirato addosso, ma... Ok, sappiamo chi scoppierà la prima salita seria, Valverde. Ci ha detto che ha messo davanti i suoi perché... Ma non potete dire questa cosa di Roglic? Che è la volta buona che salta e prende 20 minuti. No, sei più attaccato a Roglic. No, perché quando è arrivata la curva è sparato dietro, non so più... Ah, è dietro di me. Cioè, adesso passa davanti lui. Questo è perennemente lo scudiero favorito di Gaudenzio, questo qui, perché... Chi? È questo qui a cui sono attaccato, non so neanche che cazzo sia. Ah. Perché è sempre, cioè, lui e c'è dietro Gaudenzio tutte le volte, tutte le tappe, cioè. Porca puttana, sto cretino. E cosa, Gaudente, levati dalle palle. Allora, vederla così è una bella discesa. Cioè, nel senso, puoi tentare veramente di sparar via. Il problema è che due giorni dopo ci sono le montagne. E poi il problema è la parte finale che non mi sembra tanto in pendenza. E non mi sembra neanche tanto corta soprattutto. Perché se fossero un chilometro o due, dici vabbè. Poi il problema è che questo è un figlio di puttana. È capace che lo stacchi per assurdo, perché non credo neanche che si stacchi, ma comunque è capace che lo stacchi per assurdo sulla salita, si perde 30 secondi nella tappa. Il giorno dopo parti in montagna e ti dà un minuto e mezzo, poi ti fa suca, ti dice. Un po' tutto. Sì, perché tanto lui fa quel cavolo che vuole. Certo, sapessi che è gnecco così completamente, c'ha pure il virus, sta morendo, la pellagra, la testicolite, il vaiolo delle scimmie, il covid arrapato, allora magari dici, cazzo, però è morto davvero. E al primo ostacolo vedi che così si lascia giù, allora, però non lo sai. Quindi, quelli forti non succedono. A me sì, a loro no. Ma quelli forti dico da sì. C'è qualcuno che mi sta facendo traballare come un cretino. Credo che sia Van Barile o Vin Brulé. Quindi si voglia. Vin Brulé, però. Ora con ora Vin Brulé. Non mi fa, no, un po', ma non cosa. Io già non sono uno che beve, ma per Vin Brulé. Non nel senso che è una roba da bere. Comunque Maori c'è perennemente in fuga. Qua Carapaz, qua sta davanti, fa figo, eh. È davanti, cagacazzo. È davanti a te, questo no. È proprio un cagacazzo. Anche lui comunque ha cagato il cazzo abbastanza. È andata bene perché nell'ultima tappa gli ho dato distacco a lui, giusto? Sì. No, non nell'ultima, l'ultima era quella in piano, quella prima. Nonostante fossi rosso col virus e tutte le macazzi e mazzi, lui è morto. Adesso vanto la bellezza di 55 secondi di distacco. Qui non si capisce niente. Mi sto incastrando e rimbalzando come se fosse una pallina da flipper. Non fa più punti nessuno, sono parlati in 10. Ma loro non sono messi a ruzzare. Loro devono fare gli ultimi 10 metri di corso. Roglic, io solo sa quanto vorrei che tu cadessi sulla prima discesa e prendessi 40 minuti. Il giorno dopo ti sto attaccato, non ti faccio andare in fuga neanche per sbaglio se prende 40 minuti. Perché se no so già cosa succede, che lo fa scappare. Sì, comunque Maurizio come è l'unico che è sopra l'ora, perché gli altri sono tutti con un'ora di distacco, i fuggitivi. Che anche questa cosa che però non ti metta il distacco serio, cioè mi fa un po' cagare, dico almeno metti un'ora in più. Cristo, mi sono scomparso da una parte e mi sono trovato direttamente da quell'altra. E grazie, cioè no, bellissimo, guarda dove è Roglic e guarda dove sono io. Infatti sto cercando di... Again after a breakaway and on his first participation. Anche gli gnomi, sì, qui abbiamo scoperto che ci sono gli gnomi che rompono il cazzo. Yoshi, levati dalle palle, per piacere. Roglic, comunque sei un cazzo di stronzo, eh. Sei troppo in mezzo al gruppo, dà fastidio micidiale sta divenendo. Io ti sto attaccato per non prendere inculate, ma qua Caracas. Ok,
caga cazzo di Mofa Junior, an under 23 world champion, Matej Mohoric, notably built his reputation on his qualities. Grazie Trentin, anche te sei proprio uno stronzo. Meno male che siamo in squadra insieme, io dovrei essere il tuo capitano. As attested by his two stage victories on the 2021 Tour de France. Eh sì, lo vedo. Io sono ancora attaccato a lui, ma guarda un po' dove sono, dove sono adesso. Spazio. Oh, porca di quella grandissima. E mi sono staccato, non sono più attaccato a Roglic per forza, perché non si riesce. È in mezzo ai nostri. Pestatelo, ragazzi, e li fermo, uno davanti, uno dietro. Prendo, se lo trovo gli vado addosso in un freno. Ci ha pensato sto coglione qua davanti a me a bloccarmi. Se non arrivavo lanciato, lo fiondavo. Non credo che cambi qualcosa, lo sai, magari. La Filippo Costa, vagli addosso, che cazzo stai lì a fare? Dimostriamo la nostra sportività. Tanto questo è drogato, viene su a 200 all'ora, sembra che sia una macchina. Fa le salite a 40 all'ora, manco che avesse il pepe a culo. Sì, sì, lui salita, discende, lui fa le salite come se fossero discese e sta pedalando pure. Però non sa fare le curve e ogni volta che c'è una curva è un casino. E dico, ma non può, visto che non sa fare le curve, cadere in discesa. È un tenace bassista. È un bassista. Anche se non è capace, ma è tenace. Sì, non è capace a suonare, però continua perché è tenace. È veramente tenace. È parente di cagacazze, evidentemente. Good puncher and tireless attacker. Tim Wellens is a rider who never throws in the towel. Però per uno che magari veramente rompipalle chiama si cagacazze è comunque una cosa bella. Sì, molto. Come ti chiami? Cagacazze. Ma comunque questa per lui non è una tappa di montagna, eh? Cioè è una di quelle collinari. Per lui è collinare con due prima categoria così verso la fine, vabbè. Per me è fuori di testa quello che l'ha piantata così, ma insomma. Cioè per quello che, che sostiene sia... Quella lì vuol dire che è strada stretta, giusto? In salita c'è la strada stretta. Bene, allora adesso bisogna trovare il sistema di mettersi tutti davanti a Roglic e non farlo passare. E io devo riuscire a scappar via. Pure io. Sarà già un problema star davanti. Anche perché poi soprattutto secondo me dalla fine ce ne manca ancora così di chilometri. Doveva essere tutta così la discesa e arrivare proprio. Allora sì che potevo... Se gli scappavo via a dargli un po' di distacco, perché li riprendevo in discesa, cioè riprendevo l'energia in discesa e arrivavo, ma purtroppo c'è quella parte lì e... ciao Irfi, ma sei sempre in mezzo a noto con estremo piacere che i nostri ci stanno decisamente rompendo le palle in continuazione. Sì, sono sempre davanti. In mezzo e sono sempre in mezzo alle balle, tra le altre cose, cioè che io dico stai lì e non rompere. Se si sentono spavaldi oggi, a tutta la stamina. Facciamo tutti schifo, siamo tutti messi male tranne me. Non mi pare che c'è nessuno in forma. Ecco, ingorgo, perché ce n'è uno che non sa. Scusa, maglia pua, c'è qualcuno che ha punti davanti? No, nessuno. Il colonna di più è Tarabacolo che ne ha 14. Ma perché stiamo... Quindi si va tranquilli. Con davanti quelli la maglia non me la porta via nessuno. Al momento. Io dico, potrebbe il gioco rendere un po' più interessante la competizione e far succedere qualcosa, porca miseria. Cioè è bruttissimo, arrivi con 3 minuti 03 dal primo. Metti pure che il cronometro potrei andare meglio, anche se non è così scontato e non sono così sicuro. Ma Zaghir è permesso. Che perché io non credo che lui faccia un cronometro di merda che dici si prende 1 minuto e mezzo e ora. Manco zero, ma neanche zero, infatti. Si fermano, poi scattano e io rimango indietro. Adesso la maglietta, ragazzi, se lo state sentendo, la maglietta, papà sta cercando la maglietta bianca. E per fortuna che non facciamo sprint, nel senso, no? Tutti sono i nostri cazzi. O per fortuna non siamo di quelli che insultano madre, padre e tutto, perché padre? Perché se qualcuno gli apre la porta per chiedergli ma vuoi mangiare qualcosa? Ah, che cazzo? Ecco, perché sennò a quest'ora noi avevamo già tirato tutti i senti e le madonne, perché. Trentin, ti devi levare dalle palle.
E no, è ancora più rompere i coglioni. Non mi sembra che abbia funzionato tanto. E non contento, ti stringe anche, guardalo. Dico, stai là? No, deve venire verso di me. Aia, ai. Ah, Ghita è perennemente campione della, della Colombia, cioè è sempre, tutti gli anni, c'è sta maglia. Occhio perché qua c'è... Ecco, grazie, no, no, grazie Trentin, sei proprio il mio preferito, guarda, ti spaccherei la faccia se non fosse che sei in squadra con me. Mi metto a carapazzo, un tacco carapazzo. E invece la Filippa è campione di cosa? Campione di sto cazzo. Campione del mondo. Perché c'ha su anche la maglia pure lui, in particolare, lui è campione del mondo. Mi sa. Campioni di balle, potrebbe essere campioni di balle, ma uno deve raccontare. Campioni di balle, e vedi che è tutto diverso. Col fatto che ci siamo messi in una categoria, ci sta. Adesso che siamo categorizzati, sai che roba. Vedi, guarda lì, chi è questo che si è fermato dalla squadra di Roglic? Che fa pure questo terrorismo spiccio, bloccando gli avversari, i suoi compagni di squadra davanti a me. Costa anche te davanti a rompere le palle. E sei un mio compagno. Ma vi costa levarvi dalle scatole? Già ci sono pieno di deficienti davanti qui che mi danno fastidio. Guarda, guarda cosa stanno facendo, ma perché devono fare queste cose? Io non le comprendo. Vabbè, è come se stessero dovessero far di più. Sì, sì, lo fanno. No, ma lo fanno apposta per farti andare giù la stamina per le tappe dopo. Guarda, secondo io la capisco come una cosa. È una manovra di questo tipo. Secondo me. Oh, ero venuto davanti. Diglielo a questi qua che possiamo lasciarli andare. Che... immagino che nessuno farà il traguardo volante, no? In questa situazione, quindi magari un 3-4 punti riesco anche a farlo. Quanti sono? 10. E quanti lo prendono? È certo che stiamo perdendo dalla gente in fondo a... al gruppo. C'è gente che qua che fa gli strappi. Ma guarda, se si staccano meglio, che almeno si levano dalle palle, guarda. Siamo già qui in pieni di gente che rompe i coglioni. Oh, non lo sai che non riesco a fare... cioè Roglic sta perennemente in mezzo al gruppo e non si riesce a fare un cazzo, cioè è fastidiosissimo, perché è troppo lì, indietro, è arrivato quel cretino, e adesso non sta a farla, ah, va che roba, guarda, ma hanno spinto tutti fuori, pure me mi hanno ruzzato di là dall'altra parte, io non lo so, ma perché stiamo correndo? Ma perché sono dei maniche deficienti, ma i deficienti questi non sono deficienti, questi sono deficienti quelli che hanno programmato sta roba, cioè è diverso, so perso Roglic, non so più dove. E Purit, ma fammi un Purit, guarda. Levati dal cazzo. Cioè, hai visto? Ecco, sei riuscito a bloccare anche me che stavo andando da dietro, pensa. Un uomo da illusionista. Così ha bloccato due compagni della squadra. Ma dov'è quel deficiente di Roglic? Ma perché si muovono tutti e vanno tutti all'esterno dei tornanti? Ma che cacchio di... Ma che mi stanno facendo consumare l'inverosimile per tornare. A me. Ma tra l'altro non vedo neanche Roglic, magari l'ho anche superato. Indovina chi c'è a rompere i coglioni, Trentin. Dopo aver buttato via l'ultima volata per colpa di Soler, adesso c'è anche... Vlasov, vai a fare in culo. Ecco, picchiero Vlasov. Picchiero. Sono andato addosso anche con una certa violenza, ti dico la verità. Però non si è fatto niente. Niente, ma perché dobbiamo sprintare? Ma che cazzo di problemi hanno questi qui? E tra l'altro gli altri guadagnano comunque. Una cosa cioè, bella. Devono essere veramente... perché te l'ho detto, è una bastardata del gioco, il gioco te la fa sporca così, ti fa consumare la stamina, così ti va giù, anche se in realtà, perché se no non ne perderesti, e invece in quella maniera qui te la incula e dopo non te la tira più su, perché chiaramente non la tiri più su, è una bastardata che gli serve per farti avere meno energia sulle tappe dopo, è una roba da stronzi, ma è studiata con una malvagità notevole, perché che cazzo. Ho schiacciato per se non facessero così, tu te ne vieni giù per i cazzi tuoi, non hai problemi e basta. Se fossi capace di fiondarlo, porca miseria, al primo tornante, ci sento una botta, lo sparo da qualche parte. Sai che spettacolo che sarebbe se cadesse, si beccasse 10 minuti. Anche in piano noi continuiamo a sprintare, ma che cazzo di problemi hanno? Che perché cagacazzi è alla mia portata, cioè se anche scappa riesco a prenderlo. Grazie, più o meno. De Klerk qui. E poi a cronometro mi sa che gli posso dare la merda. E questo invece è più o meno a cronometro, ma come è. Ma io non riuscirò mai a tornare davanti. Montagna è un fulmine di guerra. No, non penso di riuscire. Siamo comunque tutti in gruppo, quindi alla fine. Lo so, ma sai com'è.
niente. Stranamente il rifornimento è in salita, te. Non una gran salita, però. Non avevo usato praticamente niente prima di queste due salite del cazzo, di terza e di quarta categoria, ma guarda quanto mi è andata via. Per forza, perché vanno in quella maniera qua che... Pedati in faccia bisognerebbe prenderli, ma... Soler, ti devi levare dai coglioni. Mi hai già rovinato la tappa scorsa, basta adesso. Sai cosa devi fare? Devi cadere buttandoti addosso Roglic. Ma io vorrei capire quelli davanti quanto stanno andando. Per noi andiamo, dietro andiamo a 60 all'ora, praticamente gli altri vanno come noi. Cioè, chi cazzo sono? Oh, niente, io non so più come fare a tirarla su perché continuiamo a correre. Secondo me corrono. Cioè, adesso c'è il discorso del traguardo volante. E Cristo, sono partiti presto, però, eh. Cioè, a 20 km prima del traguardo volante, non è che. Non so, sai per certo che sono 20 km? No, ho sparato. Ma... Ah, no, pensavo, ho detto, boh, magari non so. Più veloce, più veloce. Ma signora, più veloce di così, cazzo facciamo? Se adesso in macchina andiamo con quella. Io voglio vedere gente che esce fuori tempo massimo. No, io voglio vedere questi qui che fa, gli succede una roba tipo quella del giornale. Ma cazzo si chiama? Ah, che gli vanno dentro e gli sparano, quelli Charlie Hebdo. Quello è una cosa del genere. Degli estremisti islamici incazzati che non ne possono più, vanno dentro e ammazzano quelli della Cyanide. Perché tanto abbiamo visto che con le malattie non funziona. No, così poi ci diranno grandi seri professionisti, gente che lavorava bene, ma dove? Ma dove? Arrivare in volata. Non posso recuperare io, perché non neanche se sto dietro, continuano a correre. Io continuo a perdere stamina, non mi si tirerà mai su quella roba lì. Sì, ma a un certo punto si daranno una calmata, perché non la fanno mai di solitarizzata, anche perché sarebbe un problema. Ma tu sei, sì, sei in gruppo, sì, sì. Sì, sono 78esimo, il problema è che sto anche dietro, ma guarda, sono perennemente o all'azzurro, che quindi non recupera, o oltre all'azzurro, come adesso. E quindi praticamente consumo perennemente, sono chilometri che io consumo. E non si tira su, perché non... come faccio a tirarla su? Sì, sì, mi immagino, lo sto consumando anch'io. Cioè, se mi metto anche azzurro mi passano tutti i piedi. No, non puoi, se sei stato stare attaccato. Allora, secondo me, se sei effettivamente in gruppo e prendi meno aria, un filino, qualcosina, un niente, lo risparmi. Perché ci ho fatto caso, ma stando attaccato a questo... Così, il no, no, ho capito, ma non dico che non ti... Che questo non sta non morendo, De Marchi. Ricorrere. Che perdi comunque. Tra l'altro ne abbiamo preso uno e io non mi sono neanche reso conto. E non erano mica 9 e 1. Adesso sono 9 e basta. 10, so come fa. Ah, oh, Dio mio, Dio mio. Voglio sperare che non venga a fare delle cose del genere sulle salite. Ma che roba? Ma vogliamo parlare dei colpi? Cioè, ti sbatte proprio letteralmente da una parte all'altra della pista, della strada. E io non stavo schiacciando niente, ero attaccato a Roglic. Adesso manca 5 km al traguardo volante. Secondo me dopo il traguardo volante si ferma. Il problema è che spero che non lo faccia Van Aert, che non so dov'è, ma... Guarda, io... Tra l'altro è in salita per giunto, però... Vi dicevo cosa succedeva, ma non posso dire niente, cazzo, perché sono 90esimo. Vero che di punti ce ne saranno in ballo ben pochi, perché ci sono davanti 9. Sì, sì, cioè, c'è davanti Roglic, che sta facendo tirare i suoi. Manco... Dio, la verità non stanno proprio tirando i suoi, ma... ci sono anche i suoi. Manco che ci fosse qualcuno di fondamentalmente pericoloso da prendere, che dice mamma mia, bisogna assolutamente andare là a prendere. 8, 7, allora 6 punti. Giusto, vanno a scalare normale fino all'1, giusto? Non sono sicurissimo, però non lo so. Può essere che forse dopo un tot. Cioè, guarda quanto me n'è andata via. Sì, sì, ebbene, è scesa parecchio anche a me, che sono tutto verde. Figurati che sei rosso. Nizzolo sta di là, razza di stronzo. Ecco fatti 6 punti, basta, io mi sono fermato, non sto tirando, perché...
ancora ruggono. No, forse si sono fermati. Ok, avevo perso 15 punti in pratica, adesso il mio con 6, cosa ho detto, ho fatto 6 punti. Cioè, allora la roba rossa già è lontano ricordo. Sì, quella azzurra. Quella rossa te la ciuccia. E appare con quella rossa, mo. Quella roba, la roba della roba io rossa sono veramente. Io sono staccato al gruppo perché mi da staccato. Ah, sì, è vero. Davanti, ma sì, ti da staccato di un minuto, ma è una solidità, sono lì davanti. Sì, prima che devo rientrarci anche. Adesso voi siete messi a cruzare di nuovo. Io ho l'impressione che finirà malissimo. Mi state staccando perché chiaramente voi date scioltezza. Ah beh, non ho dubbi. Magari. Adesso finisce che me la faccio tutta da solo, eh. Guarda che se non sì, finisce tutta sta cosa però. E poi io non devo dire niente. Ma io non ti ho detto che non devi dire niente. Voglia che non mi lamenti. Io non ti ho detto che non devi dire niente. Non rientrerò mai più. Perché? Se non si danno una ferma, se non si fermano, non di sicuro. Tra un po' si illumina di rosso sul mio e ho finito di andare. Non lo so, non so proprio cosa dirti perché stanno, secondo me la stanno facendo sporchissima, la sta facendo sporchissima a farci stancare. Perché sicuramente è quello. Se illuminato di rosso, basta. Cioè. Ah, signore. Ma quanto vai? Non sono in salita, quindi vado più forte di voi. Praticamente più forte di noi, però non lo so. Per due minuti. Sì, ma è un massacro per tutti qui se vanno avanti così, perché mi ha compreso, perché non è vero che sono verde, ma cioè sono 105. Porco Giuda, lo stavo cercando di buttare fuori, ma è che magari è caduto. Ma c'è di discesa per recuperare qua. Dovrebbe essere un po' in discesa adesso perché abbiamo scollinato. Dovrebbe, cioè, discesa discesa magari no, ma insomma è. The gap between the peloton and the escapees is stable. E grazie. Praticamente abbiamo sputato i polmoni. C'è un pacco di gente rimasta indietro e Dio solo sa il motivo. Sì, il motivo per cui abbiamo fatto così, non il motivo perché sono rimasti indietro. Cioè, il più lontano in classifica generale era 47-29. Con quelle due salite lì lo riprendevamo di sicuro perché sarebbe morto. No, dobbiamo farci a fare i coglioni in quella maniera qui. Quelli che vedi là in fondo chi sono? Non siamo noi. No, ci sono il gruppo di Rojas. Sono i quattro. Non la mamma sta morendo ancora. Sì, ma che cagata però. Cioè, avevi recuperato anche il posto su Quintana. E adesso ero davanti. È un coglione. Mai visto fa così però, cioè di solito almeno in gruppo si sta tutti, non è che. Ti coglioni, eh. Cioè, e muori e poi ti riprendi, fai un infarto secco e lasciati lì. Oltretutto, si è pure bombato con quel coso, quel famoso siero fatato. Ha smesso, ma mica ha smesso. Ma... Sì, è perché diceva che si era fatto il siero fatato e non ce la faceva non più. Non ricordo più chi è che era. No, su quello sono sicuro che era lui. Siamo a 5:33 da quelli che sono in fuga dalla maglia. No? Da quelli che sono, sono con Sagan. Il problema è che non sono in grado. Se stanno così magari riesco anche a tirar su qualcosa. No.
Sono con Sagan, il negretto. Cioè, sono 180. 100, Sì, in pratica sei tre minuti da noi. io sono, cioè, ne ho 20 dietro praticamente, cioè, Così tanti? siamo in 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè, se 7, sono 8,110. 9. Io ne vedo 9. Sì, beh, poi certo ci sono i 10 che sono in gruppo con te. Adesso se mi staccano anche questi, però siamo finiti, Non so proprio cosa dirti. Io sta roba non l'ho mai vista. Cioè, questa qua è una novità. Che faccia le porcherie non è una novità di sicuro. Ma fino a questo punto. Ma poi è anche un peccato perché porca puttana tu in classifica eri Arriverò messo bene. ultimo. Andiamo avanti così perché non tiro su. Corrono anche questi. Cioè, ormai è una. Sì, ma che in proporzione ho perso tanto anch'io se vado a fare il conto, perché hanno utilizzato come dei disperati. Tu hai detto, la fanno Sì, sporca? Sì, mancano 81 km, cioè. no, ma adesso non sto dicendo che non ne ho, ma nel senso, la fanno sporca perché te la fanno sporca per le tappe dopo, così non Ma ne quello lo hai. sappiamo, l'ha Però è una sempre fatto. stronzata, Solo che perché, questa cioè, volta ha amplificato, ha perché moltiplicato in quella per 10 maniera la qui a te ti ha cosa. proprio massacrato, perché non è pensabile una cosa così. Cioè, o muoiono tutti sulla salita che alla fine ne prendi un po' la spicciolata. E magari qualcuno morirà anche, ma Sì, ma col distacco che però ho, è una non li cazzata. riprendo neanche. Siamo 4 minuti da voi. Grazie. Ma non puoi stargli attaccato, Gesù Cristo. Cioè, lo vedi dov'è? È lì. Devi stare attaccato. Non mi sembra difficile. Ho schiacciato la X. La X è apposta fatta per quello, per stare attaccato a quello che ti sei scelto, di cui stargli dietro. Cioè, cazzo, non è che devi continuamente staccarsi, andare avanti, tornare indietro. Allora, noi siamo al rifornimento. Teo. Sai che non l'ho neanche visto? No, no, non abbiamo ancora finito. L'hai visto te? Ah no, sembrava che fosse lì, invece no, erano alberi e case. Sai che non ci ho più guardato, stavo guardando il tuo e No, come un perché prima imbecille che mi sono messo quello là in fondo. può essere. È una roba, no? Abbiamo iniziato Sì, adesso. si direbbe di sì. E Sì, anche, bravi, scattate, così non mi sale neanche il rifornimento, brutti figli di puttana. Ho dovuto usarlo, tanto per intenderci, è una cosa ne che ho usato credo un non è po', mai però. successa. Cioè, credo che se non è la prima volta, poco ci manca. Grazie, ma se continuiamo a ruzzare così è inutile che lo uso, eh. C'era ancora un po', ma stavo aspettando, ma. Praticamente hanno fatto tutta la tappa con la roba sopra la linea azzurra. The head of the Cosa race has one and a incredibile. half minutes lead on the peloton. Sì, è quella lì in fondo. Ma la tira su neanche tutto. Vai, sprintiamo anche che così. Hanno fatto così anche con me. Infatti l'ho tirato su perché non me ne mancava molta, se no col Non cazzo. ce l'ho neanche tutto. Insomma, ne abbiamo viste tante, però questa credo che si sia esibito in un numero di alta scuola ancora. Siamo quasi ai livelli di quando aveva invertito i nomi, che io mi ero trovato Quintana, che in realtà era Merdaman e era sempre stanco. Perché
che comunque qui veramente si sta esibendo in corte. Ho detto, secondo me siamo andati troppo bene e adesso ci sta martoriando perché siamo andati troppo bene, è una bastardata. Però a questo punto poteva far andare dietro qualcuno dei nostri che chi se ne frega. E invece ti ha inculato te perché. Solo io, no, però ok. Sì, di gente che si è staccata tanti perché siamo rimasti Sì, ma in non della nostra squadra. 71. Però la nostra squadra siamo ancora tutti qua, sì. Prima categoria, secondo me non faccio neanche i punti. Se arrivano su tutti, guarda che li abbiamo presi. Adesso ci mettiamo a ruzzare anche noi, certo, perché così almeno. Tra l'altro, questa dovrebbe essere salita, a giudicare dalla cartina, ma se tu guardi la pendenza, è una pendenza da ridere, 2%. Neanche 1,8, adesso addirittura siamo in discesa. Now Papà it's è before allergico al the telecomando e less sta that's facing the starnutendo. riders. A climb of a little more than 11 kilometers and a slope that averages out at Trentino, non mi eri 7%. mancato qui in mezzo a rompere le palle. A noi credo che stiamo iniziando a salire adesso. Ah già, e poi adesso c'è questa cosa meravigliosa che se quello è il primo che arriva l'altro non vede più niente. Quindi io poi non so The proprio un Port de cazzo. Less is a recent addition to the annals of the tour. Cioè, Crossed the l'unica cosa che first time sai in è il tempo di 1995, the parte. percentages are both Sì, high ma non so, and se quanto, irregular. non so quanto mi manca dalla salita, non so che. Forse sulla salita viene fuori da Sì, parte. sulla salita dovresti vederti perché nel momento in cui arrivi Capricorni, dovrebbe cominciare a salire anche il tuo il bullo. coso lì in mezzo, sì, ma tu finisci molto prima, quindi a un certo punto a me va via. Ah, già, è vero. Però, Quindi sei, forse però vedi so gli la ultimi distanza. 5 km. È l'unica cosa che Sugli puoi ultimi 5 vedere. chilometri, forse. A parte che dubito di mettermi davanti a fare ritmo, No, no, perché beh, ci cazzo vuoi che faccia? mancherebbe. Io, a me piacerebbe che questo imbecille mi dicesse quanti punti ci sono se arrivo al decimo. Se va bene, Neanche se va uno? bene. No, però forse fanno punti sui primi quattro. Andrò su col coso azzurro. E magari questi li stacco anche se loro non sono praticamente. Non hanno molta voglia di. Noi siamo rimasti in 59. D'altra parte, a furia di tirare come dei matti, stiamo continuamente morendo C'è gente, quindi. Cuscus qua con me, cioè io non lo so. Figa, e quello in montagna era buono, non era scarso. Era poco più scarso di Vincenzo, guarda. Se ne sono staccati tantissimi. Sì, non sei. A vedere così non sei distantissimo, poi però. Per me qui i minuti si accumulano in amen perché Chilometri, sì. cioè calcola che si è staccato pure Urano, cioè si stanno staccando pure quelli che vanno in forti in montagna, si è staccato Costa. Qua si deve mettersi da parte a rompere il cazzo, io non lo so, ma Landa, Latour, Uran, vabbè Costa, Kwiatkowski, vabbè. L'unico che è sempre in gruppo nonostante tutto è ancora Van Aert. Che tanto loro Che ormai è quasi onnipotente, fa un po' quel cazzo che gliene pare a lui, perché tanto Cornielsen è staccato a 5,11 ed è ventesimo. Vabbè, ventesimo in maniera farlocca perché sappiamo tutti come fa a essere ventesimo Cornielsen, ma comunque vabbè. C'è anche Martin che era avanti in classifica, che è sesto, che è poco più avanti di te. Lo stai prendendo, è 10 secondi davanti a te, figurati. E anche Kuz Kuz che è sì, comunque perché sono quei diciottesimo. quattro qua. Sì, hanno fatto una roba assurda, hanno Sono quelli che ammazzato. erano in gruppo Cioè, con me, loro vengono su più secondo forte in me, salita di me. stravolgono la classifica con quella roba qui, perché li ha fatti correre talmente tanto che, cioè, è una roba. Siamo tornati a 2 km e 4, eravamo 1 km e 2 quando voi state salendo. The Port de Lers is a first category climb. As a result, there will be points for the first six to the top. Ah, 5 The punti, breakaway is neanche managing to tanto. hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Ricordati che su quella dopo c'è la salita stretta. Ah, sì. Grazie. Ma porco cazzo.
prima che poi ti intrufano. Osti, ma Mader è quello stronzo del gruppo dei giovani. Non sai che cazzo l'ho visto adesso. Con il gruppo con noi, mi sa. Ne vedo uno morto qui, e a Ramburu. Ma magari non era Mader, ho visto, mi sembrava un Mader. È uno svizzero. È una maglia rossa. No, forse non era, mi sembrava che una maglia scura. Sembra che è una maglia rossa, potrebbe essere tipo da Lotto, per dire. Mollamela, si è staccato, Vlasov si è staccato. Che penso che arriveremo in 10 alla fine. Ma mi azzardo a dire in 10 se siamo in tanti. Yates. E questa non è montagna. Ti immagini cosa poteva succedere se era una tappa per lui di montagna? Dove cazzo sto io? Il problema è che... figa. Ma la classifica non può essere puntata sempre su di me. E poi al massimo sono io che la faccio. Sarebbe una scuola, bella cosa. O quantomeno perché... che schiacci un tasto e la porti subito. Perché qui continua... Devo... Allora passerò la salita, continua a fare... Per vedere dove cazzo sto. Oh, tu sei... Minchia, quanti sono? Lo so dove sono. Puttana, guarda quanti sono! Ma questo... Siete in 5 voi, ma è una roba allucinante. Perché se... sì, il fatto che sono tutti... Sono tutti staccati, o me è una roba... Anche davanti sono tutti staccati, per la verità. E li stiamo prendendo. Devo stare attento perché... No, siamo 3-3, quelli davanti sono 2. Ma vedi, i punti sono talmente poi. Grazie, Roglic. Cioè, sei sempre dietro a correre, adesso che dovevi stare davanti. Martin, allora, o stai davanti tu, allora per me anche stare ritmo tu, o se no ti devi dare palle. Tra l'altro questo imbecille ha detto che 5 punti il primo, e vabbè, ok, ma poi? L'abbiamo visto l'altra sera come erano sistemati i punti, però non mi ricordo. Perché gli or categorie sono di più, sono 10, 8 e così. Questo però è un prima categoria, quindi ha dato 5 punti il primo. Ma immagino che ce ne saranno almeno. Porco categoria. Che, no. Ti mi avevi detto che erano 20, effettivamente, però lui non ne ha mai dati 20. Primo di categoria. 10. No, perché lui ha detto che ne dava 5. O che qua danno la metà perché sono stronzi. Allora, a questo punto sembra, non so più. Si è staccato anche Port. Sono finiti gli anni buoni anche per Port. Comunque, gli davanti sono in fuga e stanno scappando. È incredibile. Che cazzo? Ah, Philips si è staccato. Ah, Van Brule. Yates non so quale, ma deve essere un altro perché anche Soler si è staccato. Almeno non mi romperei i coglioni sulla parte finale. Sì, sì, ma secondo me se ne staccheranno altri perché 10, 8. No, 10 punti comunque. Che cazzo ha detto 5 allora? È venuta fuori scritta una cosa e poi in realtà era un'altra. 5 sono quelli che rimangono al vostro gruppo? No. 5 sono quelli che prendono i punti? Però hai detto 10, 8 e poi non è più venuto fuori niente. Ah, perché non sono ancora arrivati, vediamo. Sono ancora 4. 6, secondo me prendono i primi 5 questo 4, 2, 6, 4 e 2, sì, ok. No, 1, la prendono i primi 6 comunque. Cioè io arriverò che non ho niente, come l'altro giorno. Cazzo, ma caga cazzo, è in fuga. Pedalerò con niente. Io qui a guardare, cazzo, ma vedi che è stronzo. È andato caga cazzo in fuga e non mi ha detto niente sto deficiente. È la seconda volta che non lo dice. Andate, divertitevi voi davanti, eh. Tra l'altro è una discesa del... Allora, quando è che scende? Perché io non posso scattare, se no... Sì, non mi ha mica detto niente. Cioè, ho capito tutto, ma insomma, voglio dire... Va bene che non è... Grazie, Roglic, pezzo di merda. Quanto vorrei farlo cadere. Madonna, quanto mi riderebbe il culo se cadesse e lo buttassi giù. Ah, mi sono incastrato. Comunque Dennis non è così scarso, perché tra... Cioè, bene o male viene su in salita, eh. Non so perché si è andato via da Ineos. Oddio, adesso è vero che qua è un gioco di merda, quindi non è tutto possibile, non si sa mai come le cose. Va bene che vieni su in salita, però magari non so. Ma Van Aert, visto quest'anno, magari ci può pure stare. A parte che non so più dov'è, perché qui ho visto solo Dennis. Però bisogna che posso qua inseguirti perché... Cioè, quindi mi sono staccato perché sono pericoloso? Evidentemente, sì. Così ha detto. Cioè, ha detto che ti ha messo il team dietro a... Beh, è vero che sto venendo giù perché ho preso cagacazzo e l'ho sverniciato e ne sto andando. Non ti so dire altro, perché non vedo un cazzo. Eppure io perché non ho... Aspetta, fammi vedere la classifica tua. No, ma se sei in discesa... No, non sono in discesa. Sei da solo, è un gruppo dietro da 16 a 6 secondi, 5-6 secondi. Tra l'altro da notare che... Chissà quanti ne ha dentro ancora nel gruppo. Evidentemente in discesa gli vado anche via. Se, non, se rimanesse da solo, magari è obbligato a venirmi a prendere. Magari non ce la fa o si stanca. Magari. Pensa che ne sto prendendo perfino uno.
Io non ti so più dire niente perché non ho più la classifica, il fatto che ho iniziato a scendere. Però, devo, però non voglio venire troppo bruciato perché... Sì, ma mi hanno ripreso. Grazie, stronzua. C'è Vincenzo Gard, sicuramente, ancora Dennis. Abbiamo preso Elisondo qui che... Abbiamo McNulty. Ho McNulty qui, io ci si è staccato. C'è anche Quintana. Oh, porca puttana. 18% l'ultima salita. Io non tiro su neanche in discesa. Perché è Gnecco. A parte che guarda quanta neve. Ne è pochissimo, infatti stavo guardando proprio quello. Cioè, cosa dovrei fare? Cioè, io arrivo che non pedalo. Poco? Cioè, arrivo che sono messo come l'altro come giorno. Al solito. Che... Cioè, dimmi te. Cerca di non scoppiare sul traguardo perché stronzo, se scoppi sul traguardo è capace che ti uno peccazzo per la tappa dopo. Tanto, una volta che pedali che non hai più niente, va a continuare ad andare sull'azzurro e a quel punto rimetto. Misericordia. Bene. L'ultima parte è nera. Di nero c'ho solo. Te c'è ancora Van Aert, ce l'ho qua da parte a me. C'ho solo quello. Pure alla Filippa è rientrato. Inciso, è chiaro. L'ultima parte non è che sia proprio molto in discesa. Eh sì, non so più quanto manca. È rientrato uno di Yates. Perché non vedo più un cazzo, perché ha messo fuori la tua roba. A te mancano 6 km dietro di me, perché... Sì, no, quello ho capito, ma dico, non so quanto, quindi... se c'ho ancora, quanta ho di discesa. Ma quanto... che cazzo. Cioè, come faccio a regolarmi? A giudicare, vediamo se riesco a capire. Secondo me, non ti... ma dovresti essere quasi giù però, ma sì, ci sono dei casi. Che tra l'altro non le montagne su così sopra, cioè se appena appena piove un attimo, la gente si trova i sassi in casa. 10, 8, 6, 4, 2, 1. E adesso me lo dici, sei proprio un coglione però, me lo dovevi dire prima. Sì, infatti. Manca 40 km. 33? No, ma è 37. Sì, va. Cazzo, ma hai ripreso 2 km come? Mi sono guardato prima, mi sembrava che eri a 6 km improvvisamente ti trovi un po', io stavo facendo sì, sì, no, ma per carità, meglio così. Io spero che tu possa miracolosamente riguadagnare. No, ma l'ho fatto anche prima, quando voi eravate. Ah, però sai cosa? Perché è scemo, perché ci sono le curve e ti calcola, calcola come se fosse in linea retta, secondo me, è un po' quello. Ma non si arriva più, cioè non sale più, che almeno a un certo punto sai, poi basta. Adesso inizia, credo, sì. Ecco, qua è la prima parte della... Vaffanculo, Cornissen, eh? Certo che però ragazzi è proprio in piedi e non so cosa fare perché sono... è vero che sono tutto verde, è vero che ho la stamina azzurra, tutti più forti di me, ma che va. Cazzo, ma io chi è che è partito? Verde, non mi frega niente. Lopez, Osti Lopez però è pericoloso per la maglia Poa, no non è vero, sì, sì è pericoloso per i punti, cazzo. Roglic, muove un po' quel cazzo di sedere. Che cazzo sei qui a fare? Cioè, devo partire in fuga io per far... No, ma Lopez è ancora qua. Non è scappato, ha fatto solo scena. Ho visto una cosa incredibile sotto schermo. Ma... Sarebbe che sono rimbalzato come una pallina. Sì, sì, è una roba... È già la seconda volta che me lo fa, o la terza. Ecco, guarda questi due stronzi. Allora, abbiamo tutta la carreggiata. Beh, era già morto prima. Per fortuna che ci aveva detto che puntava lui. Ah no, era Valverde. Valverde. Però era tra i favoriti alla Filippo. Era tra i favoriti. Che hai detto? Cioè, ci siamo io. C'hai ragione. Come cazzo pensa che alla Filippo venga su da una cosa del genere? Sì, viene su perché alla fine c'è la... Ah, beh, sì, alla fine viene su tutti per forza. Ma... 10, 8, 6, 4, 2, 1. Allora c'è ancora un punto in ballo. In teoria, però, troppo schiacciato. Roglic se ne sta qui così. Mi fa venire un nervoso perché dà quasi l'impressione che non ne abbia. Tra l'altro si è stretta qua, porco giù, devo passare davanti. Si è già stretta. Pino è morto. Davanti vedo Madua cadavere. Buon Dio. Barguil mi sta... Che figlio di puttana. Sta morendo, è un casino, guarda, perché ti muoiono davanti e è strettissimo. In pochi. Guarda, c'è Gaudente che parte, anche O'Connor se è in fuga. Se tu ti sposti facciamo la curva. E non è mica che te lo dica, né? Cioè proprio non gliene sbatte proprio una fava, lui lì così bel tranquillo, che non te lo dice, ti dice niente, tu sei su che vieni su così bel tranquillo, lui non ti dice un osti.
Niente, no, bisogna venire sui lanciati perché sennò ti posso andare. Another 1 km before the summit of the Mont Pigeon. 16%. Non è in piedi, eh. Di più. Puttana, ragazzi, sei in piedi. Beh, non vengo, io sono solo al massimo. Ma che me ne frega del velocista? Cioè, il velocista. Con una tappa del genere, il velocista. Cioè, ce l'hai nel cervello il velocista. È morto McNulty. Questo dovrebbe spiegare. Oh madonna, ci siamo giocati Van Brule. È rimasto fermo qui dalla risposta. Sì, veramente, cioè si è incastrato con ma un altro. Ce l'avevi con te, perché io non stavo. Era qua nel gruppo con me. Vabbè, e l'ho visto così, che si è incastrato con Corbrelli ed è rimasto fermo Vincenzo sul posto. Si è staccato. Una tragedia. Quanto manca da qua? Un chilometro? Figa, un chilometro manca. Gaudente, levati dal coglione. Dal coglione? Questo è Valverde, che forse sta. No, Valverde, no. Porca puttana! Guarda! Cazzo, io sai che stavo per tentare di sprintare per andare via. E adesso così mi hanno preso, invece. Cioè, però non si può giocare in quella maniera qua. Cioè, se poi per giunta loro mi stringono dentro. At the top of the Mur de Peguer, one man has made a clean break. He won't be seen before the finishing line. Aspetta, tiro fuori la classifica. Sì, ma non ho guadagnato niente. Figa sei in piedi, ragazzi. Una roba allucinante. Sì, ma sono fermo, ci credi? 30 secondi di vantaggio quasi. Non lo so, 1,50, tu sei 1,11. 1,40. Però non posso ruzzare, porco due. È tutta... È così. Quando è che si scende? Cioè, se vado così però non... Hanno 30 secondi. E stanno guadagnando perché non scende più. Sì, ma forse devo rischiare di andare via prima. Però voglio dire... Stanno anche incastrato però. Sì, infatti mi sono partito al chilometro. Sì, ma di grazia? Scende? È tutto così? Chiaro che mi riprendono perché... Oh, forse adesso va giù. Sì, non penso di far niente, però... Only 20 km left for the stage leader. Cazzo! Guarda, se guadagno 30 secondi già faccio dirmessa, perché non... Tanto non so, io sono passato da secondo, quindi ho fatto 8 punti. Ma devo dire. Mi pare di sì, perché non c'era più nessuno. A furia di muori tu, muoio anch'io, e sono morti tutti. Sì, ma non è in discesa. Cioè, e te la segnava pure come una roba in discesa, cazzo. Niente, è praticamente piana. Cioè, è una discesa del cazzo. Sì, ormai sei a metà anche, quindi... Sono praticamente arrivato giù e non si riguadagna una sega. E mi hanno ripreso. Mi fa cagare. È la discesa peggiore della storia del ciclismo. Fa schifo. Cioè, niente fa... ormai ce li ho 5 secondi. Tanto vale che mi fermo e li faccio... Tieni la stamina. Sì, infatti, perché... magari sullo sprint se riuscissi a dargli qualcosa di a buono. Sì, sullo sprint potrei incularlo, anche perché siamo in 6. Potrei vincere la tappa, ecco, magari, quello sì. Quanto c'hai? 52 secondi. Ah, ostrica, non la dico più. No, sto siamo pure fissi, perdendo. Siamo fissi, 52, 50 adesso. No, non lo prendiamo più, pensavo di sì. Questo pedala senza... Ma cos'è? Qui stiamo alle... Qui stiamo sconfinendo nelle... Non so in che cosa. 10 km from the finish. Io ho ripreso tutto quello che potevo riprendere, ma è chiaro che loro dietro mi prendono. No, quell'altro guadagna. Wellensley guadagna lui, cioè vince la tappa. Porco Giuda, neanche vinco la tappa, guarda. Quello dietro
e va come un fulmine, cioè, quello davanti ruzza più di me, Dio solo sa come, fondamentalmente qui è come se fosse un cronometro, no, non dico che dovrei guadagnargli, ma di tanto, ma almeno un po' sì. Ma la tappa qui sai che me la ricordo, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, ed è stato un disastro, se non mi ricordo male. Perché mi pare che poi lui mi avesse inculato sull'arrivo, però stavolta forse no, perché... però qui è pianissima, cazzo, cioè dietro o si mettono ad andare o succede qualcosa che... Io ruzzo, ma ragazzi, però non ne ho, cioè cosa devo fare? Only 5 km left for the head of the race. È avanti 500 metri. Perché mi ha detto che... sì. Ci sono questo io 15 km. Cioè, io sono un disastro, ai 20. Però è un peccato davvero, perché stavi andando bene, in classifica hai rimesso bene. È fondamentale che mi dia un po' di stamina, cioè che mi dia verde però. E guarda quanta ne ho. Perché io sono, gli sto mangiando via, però... Però non cambia niente se domani non mi dà verde. Che nervi però, ce l'ho a 500 metri Che cazzo f... vabbè, ma Cristo santissimo, stavo guardando la stamina io, stavo facendo una cazzata e niente, vince lui per un pelo, ma vince lui per niente, è proprio. E io non posso, cioè sono meglio di me. Puttana. Oh ragazzi, meglio di così, stavolta proprio gli ho dato una paga, gli ho dato un minuto, ma il problema è che... Cioè... Ma perché si sta... Domani me li riprendo tutti, vedrai, era stanco perché è arrivato in fondo al gruppo. Che rabbia. Avrà vinto di 300 metri, io non l'ho mai visto però è arrivato di 300 metri, tra l'altro poi mi sono mezzo scartavetrato, stavo cercando di tirare sulla stamina, cercando di guadagnare, non mi sono accorto che c'era la curva, ho rischiato anche di bloccarmi e meno male che non mi sono bloccato. Beh, ma guarda che da qui alla fine è veloce, ci metti di un attimo. Sì, ma chissà il tempo, tio, sono 68esimo, cioè, e arriverò in fondo a questo gruppetto perché non posso neanche fare lo sprint. Sì, ma che merda però, mi spiace, hai rimesso benissimo, stai andando alla grandissima, non alla grande, perché comunque cos'è il decimo? No, forse sì, forse avrei guadagnato un posto, forse decimo. Da notare che il gruppo maglia gialla sta perdendo tempo, non so da chi, perché... Funziona bene, là con il tempo continua ad andare. Se gli dà tipo 3 minuti per game. Beh, però sai, questi hanno fatto pure lo sprint per arrivando, Dio solo sa il motivo. Sto sistemando anche le scarpe perché tanto ormai il cazzo c'è. Proprio siamo. Sì, però buon Dio. Ma nota che arrivano sprintando, Simone, cioè sono morti, arrivano con un ritardo esagerato e arrivano sprintando. Almeno andiamo all'azzurro, tanto non lo fate recuperare, quindi almeno andiamo sull'azzurro. Ah, ma ancora, Questo è arrivato tutto spintoso, spintoso per l'azzurro. Ha detto no, all'azzurro no, perché tu stai davanti a rompere i coglioni, la torre di merda, la giro, come cazzo ti chiami. La torre e la giro, sì. Tanto mi passate tutti sull'arrivo. Sì, non, piuttosto non sprintare, perché è peggio se arrivi che sei stanco. Sì, ma non sprinto, te, non ti preoccupare. Stavo per fare un rutto, posso fare un rutto in diretta? C'è gente che li fa. E aumentano gli spettatori? Non penso. Non penso, non so, non è che corruto aumenta. Che cazzo sta arrivando? Chiediamo a Gianni 50 se per piacere ci dice se aumentano gli spettatori tirando i ruti. Gli ho dato tanto oggi, magari era rosso, perché oggi alla fine non cambia un cazzo, La soddisfazione di averlo staccato, il problema è che non ho vinto la tappa. Ecco, occhio perché questa io mi sono... te l'hai fatta bene. Io non mi sono accorto. Se dici allora... No, ma il fatto è che io non mi sono proprio accorto. È anche difficile, stavo guardando la roba sotto, no?
e quindi non, mi sono beccato l'inculata perché mi stavo quasi ammazzando, mi sono mezzo ma fermato. questo ma guarda che aia, non c'è, non è che stiamo facendo una gran competizione, Vedrai, vedrai che adesso ruzzano. Occhio, occhio perché ti sta salendo. Ah no, beh, ce la fai, arrivi, arrivi. La scioltezza del gruppo avversario. Ma non è neanche schiacciato, ma l'ha dato come se avessi premuto. Buh, sta arrivando Philipsen comunque. Cazzo, ci vuole, mi dispiace, eri undicesimo. Chissà adesso cosa cazzo sei. È sicuramente fuori dalla prima pagina. Quello che la mamma mi manda i messaggi mentre facciamo. E non ha ancora capito anche lei. Lo sa che lo facciamo la roba. Tre volte mi dice: e puoi? Perché? Well done, guys. It's a nice podium place today. I was expecting to see you towards the front, but not necessarily on the podium. È un pezzo di merda. Dice che Roglic ha preso 1.13. È uno stronzo. Così mi ha, così ho preso di me. Gli avevo inculato un minuto. E invece così alla fine gli ho inculato soltanto 52 secondi. Che sono 58 con gli abboni. Cazzo, che cazzo è arrivato terzo? Figa Quintana c'era in gruppo e op. Minchia, 15 minuti e 54 che cosa prego. Vabbè Simone, direi che stasera hai tutte le ragioni del mondo per lamentarti. Lamentati. L'ultimo della tua squadra, ok, per 15 minuti devi praticamente mega male. E così sconfiniamo allora quasi, eh. E ne sono usciti 3, 4, 5, 6, 7, altri 7 fuori tempo massimo. Allora eravamo già calati, eravamo 124. No, dopo questa siamo rimasti in 120, 123. 17 siamo. Ah giusto, c'hai ragione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 124. Siamo partiti in 124, quindi... Ma lui ti insegna mica 130. Che se ne sono... 6 si sono ritirati. Ne ha persi 6 l'ultima tappa. Figa, comunque... Ma sta andando troppo forte. No, già persa dalla gente, perché c'era il meningitis con la gente lì che era fuori all'ultima tappa. Però non so se alla fine abbiamo proprio persi, non mi ricordo. Allora, mi è andata bene perché ho fatto 8 punti in prima montagna, insieme a tantissima altra gente, ma comunque poco conta perché... Sì, comunque Wellens le ha prese tutte e due, ha fatto 20 punti. Vabbè, me ne ha spazzati 12, ma conta poco. Qua ne ho fatti 23 e cosa non ne ha presi, se non sbaglio. Fanculo, ne ha presi 7. Cioè, è riuscito ad arrivare da prendere 7 punti. Quindi ne ha persi 16. In pratica siamo tornati a come due tappe fa, solo con un punto in più io. Vabbè, non è male. Qui non ho capito perché ho 6 secondi di abbuono. Ah, perché sono quelli dell'arrivo. Ok, ok. Non dicevo... Ma alla fine ieri ci è arrivato con Mader, quindi non è successo niente. Qui siamo arrivati terzi. Gira ciao, che ti rigira, noi arriviamo sempre così. Ciao, cioè. Miracolo. E non mi dice che ho fatto fuga. Cioè, ho fatto dalla... Sai, da praticamente gli ultimi 500 metri, prima dall'ultima salita, fino alla fine li ho fatti da solo. E per lui non ho mai fatto neanche un chilometro di fuga. Vai. Sa solo lì come li conta sti cose. Sei 14esimo, Simone. Sei ancora nella prima pagina. Gli stacchi sono esagerati. Cioè, perché... ma passato ma ho. Speravo di essere. Che era rosso peggio di me. Speravo di essere a 203. Vabbè. Vai, Quintana arriva nei primi 10, almeno io ho tolto di più nessuno del secondo posto. Cioè, in una tappa si è tirato su 3 posti. Avanti, quante cazzo di tappe sono per virus? Non abbia posto. Ah sì, perché aveva virus Paolo anche Cristiano, prima. Mi sembra la terza tappa che ha virus. Non lo so. Magari ricordo male, ma... Allora, per conto mio, se entri già nei primi 20 è già bello. Ma attualmente puoi entrare ancora nei primi 15. Per conto mio, se finiamo, se finisce, che è già, arrivo, è già bello. È già un successo perché sta facendo di tutto. Sì, sì, ma io sono d'accordo con te, però guarda, tu sei staccatissimo, sei 57-42, nessuno dice niente. Ma sei 14esimo. Adesso sono curioso, l'ultimo a quanto io è? Voglio. L'ultimo è a 4 ore e 36 minuti. Cioè... E siamo rimasti in 117, mai visti così pochi. Cioè, se va avanti così, con due tappe di montagna davanti, finisce che arriviamo in meno di 100. O arriviamo al pelo. Non credo che sia mai andato in questa maniera. Cioè, è uscito anche Oss dai primi. Felino, Galoppino, Gilbert. Sì.
Philipsen era uno di quelli che faceva le volate, giusto? Sì. Non è meno che rompicoglioni. Era velocista, sì. Per me è assurdo, cioè quest'anno sta facendo cose incredibili. Io spero che Roglic stia a Rossi in eterno, però non credo. Già, oh, sì, il problema è, mi preoccupa a me come sarò, perché io sono venuto giù. È vero che sono arrivato che ne avevo ancora tanto, però... Allora, ho 23 punti su Cacacazzi, quindi ho guadagnato ancora. Che però qui Cacacazzi è rosso. Ma che cazzo è la puttana, dico io, ma... Comincio a credere che c'è la maglia buona, quindi proprio 23 punti. Cioè, non manca tanto, mancano due tappe. Cioè, il sito deve essere fatto dagli stessi che fanno tutto. Probabilmente sì, ho cominciato a pensare anche io quando ho visto come l'ha fatta. Perché se no non si spiega. Allora, qui sono 19 più 60 fa 79, 78 punti ho di vantaggio su Van Aert. Cosa gli costava troppo? A Van Aert era tutto verde. Far vedere la classifica, cioè, ma... Comunque Roglic è diventato terzo anche nella classifica della maglia verde nel frattempo. Ah no, era già terzo. Non ha cambiato niente, i primi 10 sono sempre quelli. Anzi no, ha guadagnato un posto Bardet. Non so chi è che li ha persi. Com'è possibile? Hanno guadagnato tutti chi è che ha perso. Ce n'è uno addirittura che ha guadagnato 61 posti, che è Wellens. Capito? Ma chi è che ha perso tutti quei posti lì? Oh, la classifica è un po' fuori. Vabbè, comunque. Ecco, così, no? Per dire. Sulle maglie che non siano la gialla ho delle possibilità. Ecco, per dire, nella realtà, no? Cioè il quarto comunque è una maglia bianca a 2 ore 2 minuti e 30. Come me? Aveva 22 minuti alla fine della stessa tappa. Io ne ho 57, ne 53. Aspetta che adesso ti riporto. Siamo sempre terzi, però con un bel vantaggio adesso. Cioè, c'ho 30 minuti, c'ho mezz'ora in più. È assurdo che io non abbia fatto chilometri di fuga su una tappa del genere. Cioè, ma come fa a calcolarli? Però mi dice che ho guadagnato un posto. Allora qualcosa deve averla calcolata per forza, perché se no non si spiega. Tu sei a 57,42. Questo era 22, aveva 35 minuti in meno, cioè questo. E dirà lo stesso posto mio, la stessa tappa. Dai, assurdo. Ma d'altra parte, guarda cos'è, guarda il sedicesimo per curiosità. Perché il sedicesimo è già oltre l'ora, a un'ora e un minuto. Il sedicesimo era Sanchez che era a 30 minuti e 31 secondi. Cioè, ma l'ultimo per curiosità quanto era? Ecco, appunto, è quello che stavo andando a vedere. Ma perché poi si è presa a scoppo le gente come Yates, che era a pure verde. Erano ancora in 146. Ecco, qui se non è cambiato niente siamo in 117, figurati. Iwan, che era ultimo, aveva 4 ore 32 minuti e 21 secondi. Ecco, qui l'ultimo, è che è 117esimo quasi. Però, è a 4 ore 36. Sì. Però è 117esimo. Sì. Sì, ma è assurdo, sta ruzzando in una maniera fuori di testa, cioè è una roba incredibile. Certo che se Roglic perdesse un altro paio di giornate così, ce la posso anche credere. Il problema è che già domani mi incula. Vai a vedere che domani mi incula sicuramente. Vabbè, comunque. La cosa buona è che ho guadagnato 1 minuto e 45 su Cagacazzo adesso, quindi ho riguadagnato più o meno quello che avevo di vantaggio prima. Perciò penso, sono confidente di poter arrivare secondo, come dicono quelli scemi che sono convinti che confidence, che è fiducioso in inglese, sia la stessa cosa in italiano. Ma in realtà confidence non si traduce con confidente. Confidente è uno che gli dico Simone, ma Simone lo sai? E gli dico tutti i miei segreti. Quello è essere confidenti. Vabbè, comunque, piccola lezione di italiano. Comunque Quintana ha inculato tutti alla fine, si è beccato 5 minuti quella prima, ma con questa è arrivato giù con i migliori e è andato. E vabbè, sì, Van Aert era tutto verde, comunque anche Quintana era tutto verde. Boh, non lo so, YouTube ci sta segnalando il video per colpa di quella musica qua. Vabbè, niente, Simone, mi dispiace, fatti coraggio, ne mancano solo 5. E calcola che comunque stai ancora andando bene. Sì, va benissimo. Continua a andare dal giro. Ma sei 14esimo comunque. Sì, aspetta, guarda la prossima. È un risultato. Aspetta la prossima, dove vado con le due di montagna che Simone, ci sono. Devi cercare di arrivare nei primi 20. Guarda, Pinot è 1 ore 09, tu sei a 40, a 57 0 e 42. Tu devi farmi un favore. Sì. Tu quando sistemi una puntata, insomma. Ma io taglio solo l'inizio alla fine, il resto l'ho intero. Guardi la mia, solo la mia metà schermo. Ah, la tua tappa, dici. Ah, ma ho visto che facevi e vedrai schifo. La desolazione. Perché non posso fare niente, non è che posso dire a cero e cerco di limitare. No, lo so, perché io non può fare niente. Ho capito, il discorso. Quindi io non è che posso dire devo cercare di arrivare a ventesimo, devo cercare. No, beh, capito, arrivare, è chiaro, basta. Devi cercare di arrivare. No, ma lo dicevo nel senso che sei nei primi 20 è successone. Cioè, calcola che Couscous, che era buono, te lo ricordi, l'hai anche usato, è a 1 ora e 10. C'è pure Landa, 1 ora e 20. Sì, però i loro
quelli di Rogue li mette davanti a tirare, quindi poi dopo esplodono, e quindi è per quello che te li vedi da qui. Oggi secondo me non ha neanche chi tirato. Io ho visto tirare soltanto Vincenzo Guard, Gesink e Dennis, che non so che fine ha fatto, tra l'altro. Questo perché se sta cazzo, l'ho trovato io a metà tappa. Dennis l'hai trovato tu? No, dico, Couscous non ha sicuramente tirato oggi, perché non vedo neanche Dennis, non so che fine abbia fatto. Comunque Mader, quello dei ragazzi, è 46esimo. Sì, in effetti Hirschi è 40esimo. Vabbè, chiudiamo perché sennò tiriamo troppo per le lunghe. Allora, chiaramente a me è andata anche bene, non mi posso lamentare, anche se non potevo vincere, purtroppo non ho vinto, ho fatto un altro secondo posto, però non lo so, nelle ultime tre potevo vincerle tutte e tre se arrivavo con la roba rossa. Qui questa mi sono ammazzato come disperato per venire giù, e poi misteriosamente alla fine mi ha pure inculato dei secondi, che Dio solo sa come, perché quando sono arrivato il distacco era più alto di quello di quando mi ha fatto arrivare gli altri, e quegli altri non sono arrivati che stavano correndo tutti bei tranquilli, quindi non lo so. Vabbè, comunque la situazione è questa, e con 2 minuti 05 non ci si possono fare illusioni di nessun tipo, anche perché adesso era gnecchissimo, alla prossima sarà informissima, prenderà e andrà, e viva la figa. Vabbè, niente, l'unica mia speranza è quella di guadagnare, che cosa ne so, se non so come, un minuto prima di arrivare alla cronometro, che anche la cronometro succede all'inverosimile, ma non succederà sicuramente. Vabbè, niente, quindi per stasera siamo a posto così. Soffro anch'io per Simone a vederlo, ma mai che cosa? È polacco, è proprio che c'è quella bandierina lì. Ah, è vero, coglione. Stavo dicendo, ma cos'è di Monaco? Poi no, è un coglione polacco. Ok, comunque niente. Quindi questa sera mi è andato. Domani c'è tappa. Domani e la prossima sono le ultime due di montagna, quindi non ci voglio neanche pensare. Grazie di averci seguito. E a domani. Ciao 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 ciao. Ciao, ciao.